Il consigliere regionale della Campania, Dario Barbirotti, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno per sollecitare una maggiore vigilanza a tutela dell'ecosistema marino del nostro territorio. Ignorando leggi e regolamenti che stabiliscono che la pesca a strascico può essere effettuata nel mare antistante le nostre coste a non meno di 1,8 miglia dalla riva e ad una profondità minima di 50 metri, scrive Barbirotti, molti pescherecci condotti da pescatori poco onesti e senza scrupoli arano il fondo a brevissima distanza dalla riva alla ricerca del novellame. I danni causati dalla pesca illegale sono enormi. Il fondale, un tempo ricco di praterie di posidonia e di pesci che la popolavano, è stato ridotto ad un deserto. La pesca a strascico sotto costa, continua il consigliere regionale, tendente a catturare il novellame, la cui cattura è assolutamente vietata, non può e non deve più essere tollerata. Per evitare o perlomeno diminuire gli effetti catastrofici di questo tipo di attività, il consigliere Barbirotti chiede maggiori controlli da parte della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Forestale e dei Vigili Urbani, anche nel mercato ittico e nei ristoranti. Non è impossibile per la Capitaneria di Porto, conclude Barbirotti, per loro, con le attuali tecnologie, misurare sia da terra che da mare la distanza di un peschereccio dalla costa ed intervenire rapidamente.